Per far questo, la cosa più semplice è riprendere, eccola qua, la mia forma di base, andare a allargarla leggermente, quindi diciamo che andiamo a allargare la base anche qui, 83 e 83. Perfetto. Dopodiché andiamo a tagliarla, a sezionarla in modo che ci rimanga non tutta la struttura, ma solamente una sezione orizzontale, scusatemi, verticale. Quindi come faccio? Importo un cubo e lo dimensiono. A questo punto so che il diametro è 83, io voglio che la parte che rimanga sia 3 totali, quindi mi costruisco un cubo che abbia larghezza 40. Di qua naturalmente posso stare più largo perché dovrò tagliare, quindi posso andare a 100 e alto quanto voglio. Eccolo qua. Ok. Quindi anche questo cubo me lo duplico, mi sarà utile dopo, lo nascondo. Allineo le mie due forme. Questa volta come le allineo? Non le allineo centralmente, ma le allineo sulla sinistra. Sulla sinistra e centrale, ok? In modo che il taglio sia scusatemi, la fascia che rimarrà sia quella centrale. Quindi una volta allineati, raggruppo. Eccolo qui. Dopodiché ripeto l'operazione dal lato destro. Quello che rimane, vedete, è, mi avvicino, è una piccola striscia. Seleziono tutti e due e raggruppo. Ecco qua la base delle mie strutture esterne. Posso metterle una per volta, ma sarebbe un lavoro più lungo. La cosa più semplice da fare, siccome la disposizione, come vedete, è ordinata e sono a 45 gradi uno dall'altro, la cosa più semplice da fare è andare a duplicarli. Quindi seleziono, duplico la mia forma, la ruoto a 45 gradi, dopodiché continuo a duplicare. Eccolo qua. Quindi in questo momento ho la struttura esterna. Sono tutti elementi singoli separati tra loro, quindi per semplicità li raggruppo. Adesso, prima di allinearlo, devo andare a tagliare la parte inferiore perché la mia cornice deve partire da quella superiore. Quindi, se vi ricordate, l'ho posizionato a circa 9 mm, quindi prendo nuovamente un cubo trasparente, lo posiziono a 9, poi se non dovesse andare bene andiamo a modificarlo. Ecco qua, ok. Lo andiamo a fondere. A questo punto allineo le due strutture. Per allineare è comodo che questa sia una figura unica, perché vi ricordo che Tinkercad allinea le figure due per volta, per cui se questa l'avessi lasciata come tanti archi separati uno dall'altro, avrei dovuto poi riallinearli uno alla volta. In questo modo riesco a farli tutti insieme. Quindi seleziono 1 e 2, allineo. Ecco qua. Come vedete, inizia a assomigliare anche l'aggancio. Direi che va bene. La parte alta
Non mi preoccupo perché comunque, se vedete, dovrò andare a costruire questo poligono che funzioni da raccordo. Quindi, per il momento, scusatemi, ecco, ho sbagliato anch'io. Per il momento bene così. Prima di spostare, raggruppo tutto. E ci riavviciniamo. Ok, piano piano, vedete, comincio a prendere fuoco. Prossimo passo è inserire questo poligono a tetto. Quindi se andiamo a vedere è un ottagono, il poligono che mi interessa. Per costruire un ottagono lo trovate nelle forme di base. Quindi se scorrete verso il basso avete questa forma qui che si chiama per l'appunto poligono, importandola. Di base ha 6 lati, ma potete andare a modificarla e quindi a noi interessa da 8. Eccolo qua. Questo è la mia figura. A questo punto vado a impostargli le altezze, diciamo, facciamo 7, poi magari ci avviciniamo per confrontarlo e come dimensione proviamo a dargli 10-10. Probabilmente è un po' troppo stretto. 15. Per posizionarlo alla sommità della mia cupola utilizzo sempre la linea per praticità. Eccolo qua. Quindi mi avvicino il più possibile e lo vado a centrare. Allora, vediamo un po'. Più o meno come dimensioni ci siamo. Qual è il problema? Che la mia cupola e il mio ottagono sono ruotati in posizioni diverse, niente di particolarmente grave. Seleziono una delle due forme e la ruoto di 45 gradi. Eccolo qua, già fatto. Quindi, se vedete, più o meno siamo arrivati a aggiungere anche questa forma. Una volta posizionata, lo raggruppo. Benissimo, il passo successivo sarà costruire la colonnina centrale, quindi sia l'ottagono a questo punto di base che una piccola cornice sempre ottagonale e la piramide che li sovrasta. Per far questo, siccome lavoreremo a partire da questo piano, posso aggiungere un piano di lavoro, eccolo qua, che mi permette a questo punto di lavorare su, direttamente a questa altezza, senza dover tutte le volte tornare a spostare gli oggetti verso l'alto. Allora, importiamo nuovamente un poligono, rimettiamo il poligono a 8 facce, a 8 lati, lo dimensioniamo questa volta 10-10. Anche qualcosa meno. Spostiamo leggermente e andiamo a centrarli. Ecco qua. Se è troppo grande, possiamo andare a rimpicciolire leggermente ancora. Facciamolo 5 e 5. E ripetiamo l'operazione di allineamento. Ecco qua.
Prima di unire possiamo duplicare il nostro ottagono per costruire anche la parte, eccolo qua, la decorazione sopra. Quindi lo rimpiccioliamo a 2, 1, lo allarghiamo leggermente a 6. Eccolo qua, in modo che sia un pochino più grande. Dopodiché andiamo ad unire tutta la parte sottostante. E adesso possiamo finalmente allineare. Se è troppo grande, sono ancora in tempo a farlo un po' più piccolo. Beh, direi che uno. Proviamo 0,5. Ok. E lo alziamo a questo punto. Bene. Unisco. Una cosa che non ho controllato è che i lati di questo poligono corrispondessero a quelli sottostanti e come vedete è ruotato. Quindi, se capita una cosa del genere, niente di irreparabile, seleziono e utilizzo il tasto separa. Quindi in questo momento ho separato una forma, andiamo a separare anche l'altra. Eccolo qua. Quindi una e due, selezioniamo e andiamo a ruotarle a 45, in modo che, anzi scusatemi, a 22,5, in modo che le facce corrispondano, ok? A una faccia piana, corrisponda a una faccia piana e non uno spigolo. Una volta fatto questo, posso raggruppare tutto nuovamente. Aggiungiamo la piramide. La piramide ce l'abbiamo come forma. Anche in questo caso, una volta importata, avete la possibilità di scegliere quanti devono essere i lati della piramide, quindi di base 4, a noi serve una piramide da 8 lati, 10, 8, eccola qua. Decisamente troppo grande, quindi la scaliamo a 5, 5 di base. Riduciamo anche l'altezza. Bene. Semplice da allineare. E la alliniamo verso l'alto. In questo momento la piramide è rimasta all'interno, ecco, la tiriamo un po' su, dopodiché rimettiamo a quota 0. Beh, la andiamo a posizionare sopra. Eccola qua. E anche qui dobbiamo far corrispondere le facce lisce, quindi la dobbiamo leggermente ruotare.
Ci siamo quasi. Andiamo ad unire. E prima di fare la parte, di costruire queste strutture a sostegno, andiamo a finire anche la parte alta. Probabilmente siamo stati un po' più stretti rispetto all'originale, però più o meno ci siamo. Allora, per l'ultima parte importiamo un cilindro e una sfera. Andiamo a farlo di dimensioni veramente, veramente ridotte, quindi il cilindro, diciamo, lo facciamo proprio 1-1. A 3. La sfera la possiamo fare 2 2 2. Perfetto. Per lavorare bene andiamo ad avvicinarci a queste due forme. Qua e andiamo a sormontare una sull'altra. Quindi mettiamolo a tetto e le fondiamo insieme. La sfera naturalmente dovrà andare un po' più in su. Eccolo. Se come vedete in questo caso lo spostamento di 1 mm è troppo, vi ricordo che dalla griglia di Snap potete diminuire. Eccolo, e quindi magari fare un passo da 0,25. Dopodiché torniamo a 1. Questa parte, siccome è molto piccola, conviene andare a unirla subito, in modo da non farla più muovere. E adesso la andiamo a posizionare in alto. La selezioniamo e la andiamo ad allineare. Come avete visto, le operazioni di base poi sono quelle che vengono sempre usate più spesso. Ok, qui il posizionamento si può fare anche manuale. Se come in questo caso fosse un po', allora andiamo a fonderlo decisamente un pochino, eccolo qua. Lo possiamo fondere, se anche qui 1 mm è troppo, andiamo a farlo meno marcato. Ok, costruiamoci le ultime parti della struttura e poi andiamo a fare le aperture sui lati.